10x10. Il nostro è un viaggio per tracciare i tratti salienti delle biografie di alcune grandi fotografe. Lo studio è Mozzafiato, l'agorà del Mudeg di Milano. 10x10, 10 ritratti per 10 donne che hanno cambiato la storia della fotografia. Maria Rosa Toscani nasce a Milano nel 1931, è figlia di Fedele Toscani, il primo fotoreporter del Corriere della Sera. Insomma, la fotografia è di casa fin da quando Maria Rosa è bambina. Lei cresce negli ambienti del Corriere della Sera, che sono quelli di Buzzati, di Montanelli e di altri grandi protagonisti della storia del giornalismo. Il padre fonda un'agenzia, la Rotofoto, ma in uno dei suoi tanti viaggi si ammala di pleurite ed è proprio Maria Rosa che deve prendere in mano le sorti e la gestione dell'agenzia. È l'unica donna, sicuramente una delle pochissime donne fotoreporter in Italia, e deve dirigere un pool di 8 fotografi e lei ha appena 18 anni. Contemporaneamente frequenta l'Accademia di Brera, dove impara l'uso della luce dei pittori, quello dell'arte che in futuro le servirà moltissimo. All'inizio della sua carriera fotografa qualunque tipo di evento, da quelli tragici come l'alluvione del Polesine, fino a quelli molto ludici invece come Miss Italia. È una grande fotografa Maria Rosa Toscani ed è una donna forte, capace, determinata. Incontrerà Aldo Ballo, uno studente di architettura. Lo convince a venire a lavorare per la sua agenzia, per la Rotofoto. È l'inizio di una grande storia. Dopo alcuni anni alla Rotofoto, Maria Rosa Toscani e Aldo Ballo decidono che quello del reportage non era la loro strada e allora decidono di aprire un loro studio e lo fanno insieme ad altri pittori a Brera. Inizialmente abitano in una casa piccolissima e trasformano il loro bagno in una camera oscura. Vogliono fare still life e il loro primo cliente è una famosa marca di carne in scatola. Sono bravissimi a fare quel tipo di fotografia e quelli erano gli anni in cui il design stava esplodendo e Milano era la capitale internazionale del design. Saranno alcuni loro compagni di università o loro comunque stretti amici come Gaia Olenti o Bruno Munari a introdurli in quel mondo e loro hanno una peculiarità. Quando fotografano gli oggetti di design non li scontornano, li fotografano con uno sfondo neutro, come se questi oggetti stessero viaggiando in una sorta di limbo. Si impongono immediatamente come lo studio fotografico di design più importante di Milano. Anche il fratello di Maria Rosa Toscani, Oliviero, vuole fare il fotografo, ma loro non lo prendono a lavorare in studio con loro, lo mandano a studiare a Zurigo. Questa però è un'altra storia. Tutti i grandi marchi inseguono lo studio Ballo, loro si devono trasferire in uno spazio molto più grande perché le commesse aumentano e così aumentano i volumi degli oggetti che devono tenere nel loro magazzino e sui loro set. Si rivolgono a loro aziende come Barilla, Bassetti, Pirelli, Olivetti. Le fotografie di Maria Rosa Toscani e di Aldo Ballo fanno il giro del mondo, tutti i grandi cataloghi e le riviste li pubblicano. Maria Rosa Toscani si distingue per uno stile essenziale. Per lei la fotografia è come una scultura e per ottenere una scultura, se si deve partire da un blocco di marmo, si deve togliere, togliere, togliere. E Maria Rosa Toscani fa esattamente questo. Riesce ad arrivare all'essenza dell'oggetto, consegnando quasi una personalità al grande design italiano. Da Gio Ponti a Vico Magistretti, da Ettore Sozzas ad Achille Castiglioni, lo studio Ballo diventa un punto di riferimento ed è anche una factory, una grande factory della creatività. Maria Rosa Toscani si fa anche portatrice di un metodo completamente nuovo di lavorare negli studi fotografici. Lei vuole che ci sia una certa coralità, deve tutto funzionare all'unisono, come se fosse una grande orchestra che sta suonando e uno strumento lo suona il fotografo, un altro l'art director, un altro il grafico, persino il cliente ha voce in capitolo. Le grandi riviste si accorgono di questo modus operandi che funziona, che vince, loro allora vengono pubblicati su
Vogue, Domus, Abitare e molto altro. Sì, certo, a suonare è una grande orchestra fatta di tanti elementi, ma di una cosa possiamo andare certi, che la direttrice di questa orchestra è una persona sola, ed è Maria Rosa Toscani. Ho conosciuto Maria Rosa all'inizio degli anni 60, quando io, molto giovane, ho iniziato a lavorare allo studio Barlow. Il ricordo che ho è un ricordo di una persona quasi sempre presente, pur avendo due figli da accudire molto piccoli, era sempre comunque una figura che in qualche modo la vedevi sempre in studio, che girava poche volte. Stava dietro la macchina fotografica, un banco ottico 13-18. Perciò sembrava una figura che, rispetto a tutta la produzione e il lavoro intorno a una fotografia, fosse di esclusivo lavoro di Aldo Barlow. Però su ogni ripresa, sia in teatro di posa, in una pedana piccola, sia in una ricostruzione molto più grande o uno still life, diciamo che l'ultima parola, l'ultimo controllo era sempre il suo. Nel 1994, troppo presto, Aldo Barlow ci lascia, ma le attività dello studio continuano per alcuni anni sotto la direzione di Maria Rosa, che però anche quando chiude lo studio non smette di fotografare, con questo suo modo così particolare, questa sua capacità di riuscire a personalizzare le cose, di dare un carattere, di rendere umana persino una sedia, una forchetta o un imbuto. Ancora oggi, alla soglia dei 90 anni, Maria Rosa Toscani continua a creare persone partendo dalle cose, che queste cose siano chicchi di caffè, fiori o addirittura verdure. Va però aggiunta un'ultima cosa. Forse a Maria Rosa Toscani non è mai importato essere protagonista, far emergere la sua persona. È sempre stata un pochino dietro le quinte. Noi sappiamo quanto il design sia stato importante per la nostra storia, quanto abbia reso grande l'Italia nel mondo. Ecco, dietro buona parte delle fotografie che hanno testimoniato, ma anche contribuito a rendere grande questo spaccato di storia per noi così determinante, c'è una firma, forse nascosta, però indelebile, quella di Maria Rosa Toscani.